Buon pomeriggio amici di Lecco FM, quest'oggi siamo in centro per fare un po' di domande ai passanti in merito alla gente che si è fatta vedere per le strade del centro di Lecco nella giornata di ieri, particolarmente con il passaggio in zona gialla e anche con lo shopping natalizio. Le vie di Lecco sono state prese come meta per molte persone del territorio che magari arrivavano anche da un po' più lontano. Tanta gente, tante critiche anche da qualcuno per quanto riguarda quelli che potrebbero anche essere stati degli assembramenti. Ci chiediamo quindi se le voci che dicono di un inasprimento delle regole siano fondate o meno. Noi però quest'oggi partiamo la nostra intervista, il nostro people, potremmo definirlo, dall'edicolante di Piazza Garibaldi che ieri mattina ha lavorato. Quindi noi chiediamo, insomma, si sono viste tante foto, c'era veramente così tanta gente? Com'era il clima? C'era veramente tanta gente, infatti ho detto, come per dire, hanno aperto le gabbie, come per dire, tutti fuori. Però posso capire che magari dopo un mese e mezzo a casa, magari la gente, visto che potevo uscire, esce. Però visto la pandemia che c'è, si potrebbe anche evitare di uscire così tutti insieme. Magari anche oggi che c'è un po' meno gente, dire un po' ieri, un po' oggi. Oggi è meglio. Oggi è meglio, sì. Complice anche la giornata che è un lunedì. Forse anche quello, sì. Ecco, bisognerebbe vedere il fine settimana com'è, quello sì. Quindi per voi, insomma, è un bene perché gli acquisti aumentano, no? Diciamo che per noi quello sì, senz'altro. Per noi, come penso anche parlando con i colleghi bar, così c'è stata tanta gente. Grazie, Ecco. grazie Niente. mille. Ciao. Chiaramente per i negozianti la riapertura degli scorsi giorni è stato un bene in ottica di entrate che magari sono mancate sicuramente nel corso degli ultimi mesi per quanto riguarda il contagio da Covid-19. Questo potrebbe essere un problema. Vedremo però i dati che chiaramente non sono istantanei, bisogna aspettare dai 10 giorni alle 2 settimane per capire gli effetti di questo tipo di aperture e anche di nuove misure. Sicuramente la zona gialla è molto più lasca su diversi fronti, riaprono anche appunto ristoranti e bar, perlomeno fino alle 18, i negozi sono aperti in questo periodo fino alle ore 21 per permettere ai negozi di poter lavorare sotto Natale e anche ai clienti di poter acquistare, fare shopping per le feste. Sono tante le persone che vediamo infatti con borse che quindi. Ecco, noi cominciamo a fermare qualcuno. Signori, la Lombardia e Lecco sono in zona gialla da ieri. Voi avete passeggiato in centro domenica? No, 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 solo oggi. È la prima giornata? C'è tanta gente in giro per lei? Non ci Io vogliono sì, me la sui qua. rispondere, ma noi andiamo avanti e tentiamo di prendere qualcuno che magari sta facendo shopping. Magari qualche giovane. Queste ragazze magari. Scusate ragazze, posso fermarvi solo un secondo per farvi una domanda? Ah, hanno riaperto Lecco e la Lombardia. Voi siete di Lecco, venite da fuori. Siete di Lecco? Sì, Ne siamo di state Lecco. approfittando per fare shopping? Eh sì, vabbè, ogni tanto. Vedi tanta gente in giro? E a regola abbastanza, però vabbè, hanno aperto, è normale, credo. Ieri sei andata a fare due passi in centro? No, ieri no. Ok, hai Però preferito restare a casa. sì. Quest'oggi un po' meno gente, ma e adesso uscirai spesso per fare acquisti o preferisci No, no, beh, già una linea più fatto di io cautela? online, quindi. Ho fatto online, quindi ho già dato. Grazie, grazie, grazie. Anche qui non si fermano chiaramente tutti a chiacchierare con noi. Comunque, giustamente questa ragazza ci ha detto, beh, hanno riaperto, è giusto anche che la gente vada in giro, perché effettivamente se le regole lo permettono. Nessuno le sta infrangendo, insomma, e quindi questo è un dato di fatto. Vedremo quali saranno i provvedimenti che verranno presi nel prossimo periodo. Mentre noi tentiamo di bloccare qualcun altro che sta facendo acquisti. Scusi, Lecco è zona gialla da ieri, lei ne ha approfittato per fare qualche acquisto? Davvero, no, grazie. Nessuno ci risponde, quest'oggi siamo un po' sfortunati. Signore, la possiamo fermare un secondo? Vedo che ha un Non lo sacchettino. dobbiamo, lei, Ah, ecco, grazie. bambino a seguito. Poi
aveva un pacco natalizio, il signore sotto braccio, chiaramente un regalo. Tantissime persone, questo oggi in poche vogliono fermarsi, e noi però non... Noi resistiamo, continuiamo a cercare qualcuno che risponda alle nostre domande. Quest'oggi la giornata è un po' più gradevole rispetto agli altri giorni per quanto riguarda anche le temperature. Le vie del centro non sono intasate come ieri, però sicuramente la gente in giro non è poca e chiaramente molti stanno facendo acquisti, come questa signora che ha delle borse sotto braccio. Proviamo a fermarla. Signora, siamo di Leco FM. Lei ha una borsa, sta facendo shopping? Possiamo farle una domanda? Sì. Sta facendo shopping? Hanno riaperto praticamente i negozi, Leco zona gialla. Vede tanta gente in giro? Abbastanza. Lei è di Lecco? No, sono di Muggio, Monza Brianza. Ah, ecco, quindi ne ha approfittato di questa zona gialla. Andiamo qua a prendere, diciamo, fare comprare qualcosa. Tanta gente nella giornata di ieri in giro? Ieri no, siamo state a casa. Sì, pensavamo oggi di trovare meno gente, invece l'abbiamo trovata anche oggi. Però siete un po' spaventati magari? Un po' abbastanza, sì. Anche perché potrebbero essere presi nuovi provvedimenti se la gente esce così in massa. Certo, certo. E quindi voi prediligete una linea un po' più magari calma, di cautela? Sì, per me c'è troppa gente in giro. Troppa gente, quindi anche per i prossimi acquisti valuterà se uscire o meno. E anche diciamo che forse non uscirò più, questo è l'unico giorno. No, è spaventata, sono... quindi. Sì, sì. Grazie, grazie mille, grazie. Ecco, chiaramente un'opinione che è abbastanza diffusa, ossia, sì, sono uscita ma non pensavo di trovare così tanta gente. Effettivamente per qualcuno potrebbe essere stata una sorpresa. Questa signora ha approfittato di Lecco zona gialla per venire dalla provincia, addirittura di Monza Brianza, da un'altra provincia. Ecco, qualcuno proponeva anche una chiusura per province e non per regioni, cosa che in questo momento non c'è chiaramente. Questa è una proposta che è stata lanciata per diminuire il flusso di persone verso le nostre province, magari anche verso le montagne. Questa è chiaramente un'ipotesi che però non è concreta e non ha trovato nessuna conferma, solo una proposta che si è letta in rete e che è passata negli scorsi giorni. Noi proviamo a fermare ancora qualcuno in questa giornata che non ci sta riservando molti intervistati, potremmo dire così. Proviamo a fermare questa signora. Signora, possiamo fermarla a 2 secondi? Sta facendo shopping? No, sto camminando più che posso. Lei è di Lecco? Sono di Milano. Okay. E sono venuta a camminare a vedere un po' di lago. Ha approfittato della zona gialla? Sì. Secondo lei c'è tanta gente in giro? Ma io se vedo gente mi allontano. Quindi no, per adesso no, forse non lo so se poi aumenta. Ha paura che questa zona gialla possa peggiorare il contagio? Dipende da cosa fa la gente. Io sto sempre molto a distanza da tutti. È un po' spaventata. E poi sono sempre in giro da sola e sto attenta, cerco di stare attenta. Grazie, grazie, sì, grazie. Un'altra persona che viene da fuori provincia, in questo caso da Milano, come ho detto proprio 2 minuti fa, tanta gente viene anche a camminare. Il caso di questa signora nella nostra provincia, in montagna ma anche in città. E questo era il caso della signora, della passante che abbiamo fermato e che appunto veniva da un'altra provincia, dalla provincia di Milano. E questo quindi un caso concreto di quelli che si sono visti in questi giorni. La zona gialla e l'apertura della regione hanno veramente permesso a tantissime altre persone che prima non potevano venire a Lecco di recarsi in città. Quindi molta della gente che vedete passeggiare probabilmente non è lecchese ma arriva da fuori. Si spiega anche il grande numero di persone che si sono viste negli scorsi giorni. Io proverei a fermare ancora qualche passante per chiedere un paio di opinioni e per poi andare verso il finale della nostra diretta. Proviamo a fermare queste due signore. Signore, possiamo fermarvi un secondo? State facendo shopping? Sì. Se ci dite, voi siete di Lecco? No, sono di Modena. Di Modena. E siete qui, insomma, siete arrivate per vedere la città, per fare shopping? Per vedere la città. Ah, sì. Avete approfittato della zona gialla? Sì, sì, sì. Secondo lei c'è tanta gente in giro? No,
una cosa giusta, li trovo ben educati, si stanno distanziati con la mascherina. Non ha paura per il contagio, quindi? No, no, no. Grazie, ma sta approfittando per fare shopping? Nel frattempo anche, sì. Ok, grazie, grazie, grazie mille, grazie. Beh, addirittura una signora arrivata da Modena. Abbiamo preso tre testimonianze abbastanza importanti. Delle 5-6 persone che abbiamo fermato, ben tre di quelle che si sono trattenute di più a parlare con noi, peraltro non erano lecchesi, non erano neanche della provincia di Lecco. Addirittura qualcuno arrivava dalla provincia di Monza Brianza, qualcuno arrivava da Milano e qualcuno addirittura da Modena. Quindi c'è anche del turismo con questa zona gialla, molte persone ne stanno approfittando. Noi abbiamo tentato di fotografare un po' la situazione, qualcuno ha paura per il contagio, qualcuno invece si sente sicuro, e mentre attraversiamo le strisce pedonali andiamo verso la conclusione della nostra diretta mostrandovi le montagne innevate con una luce veramente speciale, quella di quest'ora della giornata che dona veramente dei colori veramente suggestivi. Grazie per averci seguito su Lecco FM.